Signori, diamo il benvenuto a Giuseppe Cruciani della Zanzara. Puoi tenere gli occhiali se preferisci, Vieni qua, vieni qua. Ho fatto le 5 di mattina. Ah sì? Non vogliamo sapere che cosa hai fatto fino alle 5 di mattina. Il Super Bowl. Ah, ok, perfetto. No, perché sai com'è? La tua vita la immaginiamo tutti come una vita piena di avventure erotiche estreme. Sbagliato, sbagliato. Sono una persona molto regolare. Bene. Ma non vado a feste, non vado, non faccio serate, non faccio nulla. Niente. E come passi le tue serate? Sul divano, a vedere le serie. Sì. A pensare a quello che devo fare il giorno dopo. Sono ossessionato dalla radio, per questo sono qui. Ecco, bravo! È una malattia, è un difetto, non è, è un difetto, è un difetto. Assolutamente. Quello sì. Della radio per alcuni è un difetto, lo confermo, per alcuni è un difetto estremo. Allora, la radio di solito identificano un target, no? La Zanzara, però, stranamente, ha la magia di comunicare a chiunque, qualsiasi ceto sociale, di qualsiasi età, vero. Di qualsiasi religione, di qualsiasi tendenza sessuale. Come fai a saperlo? Perché l'ascolto. Ma come fai? Come riesci? Non lo so. Qual è la tecnica, qual è il segreto, qual è la tua intuizione per arrivare a questa forma di comunicazione trasversale? Sì, è vero, la trasversalità è un po' una mia fissazione. Essendo in una radio dove il target è sempre stato molto, diciamo, alto, come età e come formazione culturale, chiamiamola così, che poi non so manco che vuol dire, ma insomma a me tutte queste formule del marketing le odio, però... Poi a un certo punto, quasi per caso, mi è venuto in mente un po' di allargare, no? Di avere un pubblico più ampio, non solo di numeri, ma anche di età, di tutto. Per cui, dici, come si fa? Ma niente, non c'è una formula, è quella di cercare di fare alto e basso, di fare argomenti molto, anche se vuoi, più alla portata di tutti. Beh, magari metterci e restare su quelli che sono i temi classici della società, della politica, dell'attualità. Questo un po'. Però non c'è una formula precisa, posso dirti. Non lo so, perché tutto avviene abbastanza è avvenuto e avviene abbastanza casualmente, senza una strategia precisa. Secondo me chi fa una strategia, poi non parlo in generale delle radio, chi si mette in testa una strategia per catturare pubblico ormai poteva funzionare una volta, ma ormai in questo mondo così magmatico di comunicazione è complicato. Da innamorato della radio, qual è quella cosa all'inizio della tua carriera? Non ricordo a che anni hai cominciato, però qual è quella caratteristica della radio che ti ha fatto innamorare di questo mezzo? Non lo so, sicuramente il fatto del free speech, chiamiamolo così, no? Io vengo dalla prima mia esperienza radiofonica è stata seguire Pannella a Radio Radicale, che era una roba terribile, tremenda. Ma in che modo seguirlo? Lo seguivo... Per mesi, andavamo insieme a fare le sue cose e non c'era regola, no? Quando lui andava in giro come un matto dappertutto, era consigliere regionale in Abruzzo, andava a tutti i convegni possibili, immaginabili, appuntamenti politica e lì non c'era regola. Io chiedevo a Bordin all'epoca, povero Bordin, ma che devo fare? Niente, stai dietro a Marco, prendi il microfono, intervista chi te pare. Non c'era una regola precisa, cioè non c'era una... Che età avevi? Era il 93, cioè avevo 25 anni. 25? Sì, ma io sono arrivato anche tardi poi rispetto ad altri, cioè rispetto ad altri ho cominciato a fare radio come mi piaceva molto tardi, per cui ho mantenuto, la radio mi è servita molto a tirare fuori il mio essere ancora bambino, se vuoi, il nostro essere bambino, cioè soprattutto a tirare fuori delle cose che in età adulta non si direbbero, non si farebbero, no? C'è tutto, cioè quando uno fa una radio in cui la mia fortuna è di dire nel 99% dei casi quello che penso e se voglio fare una cosa tendenzialmente la faccio, è una cosa che alla mia età non c'è, non esiste. No, ma tu ogni tanto ti capita di dire in radio cose che magari ognuno di noi tra amici non avrebbe la libertà di dire o sì. L'ardire di dire una no cosa. Ma non è tu, radio mi dice ma non c'è ancora, vedi, non c'è, io non ho mai pensato di avere più coraggio di altri, è capitato, me l'hanno fatto fare e adesso oggettivamente tornare indietro è complicato per tutti, cioè è complicato un po' per tutti, però
Però è importante ma sempre... tu smetteresti di fare questo tipo di radio, questo tipo di... Non lo so. Concedimi, non è un personaggio, però questa modalità estrema. Ma cioè, quando mi dicono personaggio io mi incazzo, ma no, con te, in generale... Oh, guarda, ho messo le virgolette, però guarda, sì, fatto lo così. Lo so, perché sembra una specie di costruzione appunto. Di costruzione scientifica, là a tavolino, oggi che devo dire per fare... Cioè non sono Fedez che bacia sul palco per fare casino, capito? Cioè... Pure, va benissimo, per carità, per la comunicazione, cioè non è che costruisco qualcosa, mi viene da dire certe cose, qualche volta le cose hanno eco, qualche volta meno. Io penso che la regola fondamentale per tutti sia quella che, poi la radio la fanno tante persone, io per esempio sono stato tra i pochi che non ho mai, io non ho mai critico tante persone, perché chiaramente la critica, se vuoi l'opinione mi interessa, però non ho mai criticato un programma radio, non mi sono messo mai a fare... Ogni riferimento è puramente casuale. Cioè, non mi sono mai messo a fare battibecchi con altri programmi, con altre cose, fare casino dicendo siete delle merde, siete questo, perché io la professionalità di chi lavora in radio l'ho sempre rispettata. Cioè, io penso che qualsiasi programma abbia dignità, qualsiasi cosa abbia dignità, poi ci può essere cose che funzionano meno, cose che funzionano di più, ma non sopporto il battibecco tra conduttori radiofonici in generale. Perché la trovo una cosa squallida, la trovo una cosa ridicola, una cosa senza senso, è solo per avere qualcosa, se non hai un cazzo da dire ti metti a fare polemiche con altre persone. Cioè trovo veramente sia una cosa squallida, però poi cioè, ognuno fa quello che vuole. Tu mi hai sempre detto che per realizzare un programma come La Zanzara non si smette di lavorare, cioè non hai un orario di lavoro, tu ci lavori sempre, costantemente, perché mentalmente sei sempre là. Ma perché cerco sempre di essere più avanti rispetto a quelli che lavorano con me, perché quelli che lavorano con me sono persone che hanno grande dedizione e non potrebbero non averla, però tu devi essere sempre devi essere sempre più il leader, più un pezzo, cioè, più sì, ma al di là dell'essere leader, che quello è naturale che sia così, perché poi alla fine vai tu in onda ed è normale che scegli. Non ho mai dato responsabilità di tanti casini che abbiamo fatto, non ho mai dato responsabilità ad altri, tutti quei famosi scherzi di una volta e poi ci hanno un po' impedito di farli. Io mi sono sempre preso la responsabilità di averli ideati, fatti io, e anche se poi dal punto di vista giudiziario poi le cose sono andate in maniera qualche volta buona, qualche volta negativa, io sono sempre stato quello che ho detto, io l'ho ideato, io l'ho fatto, io ho deciso di mandarlo in onda. E per cui sì, ci penso continuamente, forse troppo, nel senso che poi mi dedico troppo alla costruzione di tutto, cioè dei messaggi, degli ospiti, anche se poi gli ospiti sono quasi indifferenti rispetto al tutto. Secondo te la tua preparazione, concedimi il termine, anche maniacale, manca in altre radio? C'è molta più No, vado e sì, molte volte è così. quello che succede, No, succede. molte volte è così, ma perché ci sono dei programmi che naturalmente sono fatti in modo che tu, non dico che puoi arrivare 5 minuti prima, ma insomma non hai bisogno di grande... Poi c'è gente anche brava a improvvisare, io non sono bravo a improvvisare. Cioè sono bravo, posso essere bravo a gestire delle cose, però l'improvvisazione totale non fa per me. Io sono uno che le cose, non dico le studia perché non è questione di studiare, le preparo e poi tutto avviene, c'è uno schema molto, molto ampio, molto vago anche, ma poi le cose avvengono casualmente. C'è un ascoltatore chiama e ti piace, invece di tenerlo 5 minuti lo tieni un quarto d'ora. Io lo posso fare, capito? Lo posso fare perché non esiste musica, perché non esiste... Esistono solo quelle cazzo di interruzioni che ho e le cose che distruggono l'FM. È incredibile come ancora non si sia cambiato tutto, però questo io... Le tue eterne lotte contro la direzione della radio No, sono la direzione no, perché è un meccanismo quasi... Qualche volta, quando la gestione del tutto non è centralizzata, diciamo, no? Alla Linus, diciamo. Quando non c'è un dominus totale, e lì da un certo punto di vista è un bene, da un certo, e ci sono varie, capito, varie isole che decidono, allora lì puoi giocare sull'uno o sull'altra. È come mamma e papà, C'è la una mamma mi dice sì, papà mi più dice o no, meno, inizia a fare sì, un allargato giro un delle po'. tre Fossero chiese. due, fossero solo due, già ci sarebbe più semplice. Però lì appunto dici, scusate, ma perché io devo ancora sentire il traffico? Voi vi rendete conto che oggi chiunque, persone Occhio che qui minimamente... abbiamo i rappresentanti di ACI No, Radio, di ma Luce va Verde bene, Radio, che per fanno me il tram. io Non li mi amo, entrare in questa lunga tematica. vita, ma di che cazzo, di cosa parliamo? Non serve a un cazzo, di Ecco qua. nulla. Vabbè, con questo io me ne No. vado. Grazie. No, scusate.
C'è qualcuno di voi che oggettivamente segue le notizie sul traffico alla radio? No, no, Giuseppe, siamo entrati in un campo dove non dovevamo entrare. No, attenzione, no, 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 aspetta. Ti prego, cambia, parliamo di sesso. Capito, parliamo di sesso. Si può cambiare anche mestiere nella vita, no? Non è che per forza. Parliamo però, allora, di sesso. Nella... No, però scusami... Allora, lì la questione ma poi è dopo di te c'è il presidente. Dai, ma va benissimo, va, nessuno gli vuole togliere il lavoro, ma io potrò dire quello che penso. Non è no, colpa mia, cioè, mi dissocio. Posso dire quello che penso, io penso questo. Poi c'è poi abbiamo tra l'altro una rete pagata dallo Stato, che paghiamo noi, che è, come cazzo si chiama? Non facciamo nomi, Isoradio. No, no, io adoro... Ma io adoro Isoradio, ma io adoro Isoradio. Ma io sono un grande ascoltatore di Isoradio, adesso non voglio leccare il culo a Isoradio. Io sono un grandissimo ascoltatore di Isoradio, che quando sto in macchina, cioè devo sapere qualche cosa, o faccio questo, non voglio prendere il telefonino, non voglio fare incidenti, oppure non voglio fare così, oppure non c'è nessuno accanto a me che fa, lo faccia, e sento Isoradio. Poi ci sono pure dei miei amici che ci lavorano, comunque lunga vita Isoradio, per carità, però a un certo punto i tempi cambiano, no? No, per cui questo è, cioè, per cui io non riesco a vincere questa battaglia. Lo ammettetemi, volete vendere la pubblicità intorno al traffico, di quello poi parliamo, cioè, non è che c'è la passione. No, c'è anche un obbligo di legge dello Stato che devi trasmettere un tot minuto di informazione, ma c'è non anche lo so, non credo che ci siano strumenti. Ah, parliamo di sesso. Essendo tu un grande esploratore, sei il presidente Geronimo La Russa di Agiradio che viene a parlare dopo di te. Quindi ma lui è non è un sbagliato mio. Quello è Geronimo La Russa, non è che è dipendente da... Non fai dipendente lì dell'Asti. Mi prendo la responsabilità di aver accostato Giuseppe Cruciani e Geronimo. Anche amico del Stato. Stiamo scherzando. Allora, parliamo no. Nuovo modo di fare comunicazione, la radio, guardando al futuro, ora grazie perché ci hai fatto davvero ridere, erano tutte battute quelle tue, non è la verità. C'è niente di preparato. Grazie. Allora, la radio sta cambiando un po', o meglio, sta osservando attorno a sé il nascere di tante forme di comunicazione nuove, YouTube, Spotify, podcast, eccetera. Deve temere qualcosa, secondo te? Ha voglia, come no. Ah, ecco. Cioè, è chiaro che... Se voi parlate con qualsiasi imprenditore, diciamo, radiofonico oggi è terrorizzato dall'idea che quando i dati di ascolto cambieranno, magari hanno un... Adesso non voglio entrare in questa dinamica che è un po' complessa e anche delicata, voglio mettermi e metterti nei casini. Però, insomma, quando magari l'ascolto sarà gestito in maniera diversa, è evidente che potrebbero cambiare molte cose. E dunque, sicuramente oggi i dati non sono realistici rispetto alla... a tutto quello che c'è all'esterno, no? Cioè tutto quello che c'è all'esterno, podcast, eccetera, eccetera. È talmente evidente che però si va avanti lo stesso con i dati che abbiamo. Che te devo dire? No, vuoi far entrare nelle polemiche? Fuori tu da, no, ma nel senso, fuori tu da questo. Allora no, io esco fuori in questo modo. Chi è nato nell'FM, come il sottoscritto, ovviamente, anche se poi chiaramente... I nostri podcast per fortuna funzionano molto, ma il problema è che sono podcast che nascono sull'FM, per cui la grande difficoltà, qualcuno mi ha sempre detto, ma ormai voi da anni potete uscire fuori dall'FM, farvi pagare un sacco di soldi e fare, diciamo, un altro podcast. Però il problema vero, per esempio, ti faccio un esempio molto concreto, anche molto di attualità, Muschio Selvaggio, no? Sì. Muschio Selvaggio non è un programma radiofonico, io sono stato anche ospite a Muschio Selvaggio, è un programma ovviamente che nasce su YouTube, non è manco un podcast... Fa grandi numeri perché ci sono personaggi molto conosciuti su web e anche molto conosciuti all'esterno del web. Però ecco, tu porteresti un programma del genere sull'FM? Boh, non lo so. Quale potrebbe essere, diciamo, il vantaggio per un imprenditore radiofonico oggi a portare sull'FM? Secondo me praticamente nullo. E la difficoltà per chi fa un programma in FM costruito sull'FM, dunque per esempio con l'interazione con gli ascoltatori, che qualche volta può essere costruito a monte, ma qualche volta ha bisogno della spontaneità, dell'intervento casuale che tu ti trascini per un po' di tempo. Considera che c'è una fascia di persone che intervengono, quelli io chiamo i vecchi, diciamo, che poi non lo sono, che vai dai 60 in su, che magari non interverrebbero mai in un programma fosse aperto alle telefonate, come, ecco, appunto, dipende dal programma. Se fai un programma aperto alle telefonate è evidente che deve nascere dall'FM, poi tu lo puoi trasformare, come io cerco di farlo, in un programma che può durare e essere ascoltato anche 20 giorni dopo. I nostri dati ci dicono che ci sono puntate nostre ascoltate anche un mese dopo, un mese e mezzo dopo. L'obiettivo è sempre quello di fare delle cose che siano, è un po' un paradosso, totalmente atemporali.
sì, cioè sì, atemporali, contenuti, senso, di valore, non, cioè, non troppo legati alla polemica giorno, quotidiana, cioè, su Sanremo, su altre cose. Poi inevitabilmente qualche volta ci caschi, ma io mi rammarico di questo, mi darei alla pazzi la sera. Perché che succede? Scusa, dobbiamo capire, no, questo cavo. Perché hai parlato di Sanremo? Mi rimprovero, capito? Mm. Potevi parlare di tutt'altro, potevi fare una cosa in cui potevi completamente estraniarti da Sanremo, completamente non nominarlo nemmeno. Solo che è complicato, ci vuole autori, ci vuole costruzione, ci vuole tutto. E quindi sei cascato nella... Sono cascato nella polemica e cascherò nella polemica anche stasera con questa puttanata dei cinque uomini finalisti, capito? Questa stronzata mega galattica, okay, dei cinque uomini. Tu ti rendi conto che ormai si parla solamente di queste minchiate? Cioè, sì, i cinque uomini, ma i cinque uomini votati dalla gente, votati dalla giuria. Non è che i cinque uomini sono stati scelti in qua. Anche tu abbiamo una polemica. Anche abbiamo una polemica. Hai fatto il manuale Ciancelli di quante donne hai invitato, perché ti possono rompere i coglioni, lo sai? No? Ma non lo so, non abbiamo fatto. Fai il manuale Ciancelli. Ma guarda, sei invitato se la proporzione è 70-30, ti romperanno il cazzo. Non credo. Ti giuro, l'altra volta sono andato qua vicino all'IBM, alla Cosa di Porro, no? Dove facciamo una piccola cosa di rassegna stampa. Arrivo la mattina, lui era sconvolto, lo sai, è successo un casino, che è successo? Dico, fatto, mi hanno rotto le palle perché c'erano solo uomini. Cioè lui ha fatto un panel, ma non ci sono soldi dello Stato, cose private in cui, perché alcune avevano rifiutato, perché altre non potevano venire, e poi si erano dimenticati di mettere una donna. E tu ti sei dimenticato, perché ti devi ricordare di mettere per forza una donna? Cioè qui siamo arrivati alle quote froce, alle quote donne, alle quote froce, ho detto, perché si può dire. Allora, finiamo con una cosa leggera. Una cosa pazzesca. No, ma io trovo ridicolo, non è che non c'è un'acrimonia nei confronti di nessuno, trovo ridicolo tutto questo, no, la quota. Sto scherzando, fai bene a dire quello che pensi, io sono per la totale libertà di pensiero di chiunque, fai benissimo a farlo. Però veramente voglio chiudere con una roba carina che nel backstage prima mi hai raccontato. Sapete bene che, insomma, tra gli argomenti trattati dalla Zanzara spesso ci sono le nuove tendenze nel mondo del sesso, ci sono i protagonisti di OnlyFans, ci sono le prostitute, i trans, insomma, affronti spesso questa tematica. Io non lo sapevo che esisteva questa forma di sessualità. Io non so tante cose. È meglio, sono contento così. Io sono ancora nella tradizionalità della famiglia. No, vabbè, scherzo, del fare l'amore nel modo normale. Però, ma posso dire due cose? Una prima è questa. Poi ti dico qual è la novità, non è nessuna novità. Mi piace fare ultimamente che è l'uomo tappetino, cioè quello che si sdraia e si fa calpestare. Capito? Cioè, c'è un uomo tappetino qui, delle persone, lo calpestiamo, vuoi calpestare qualcuno? Si mettono qua sotto come se fosse un locale, non vengono manco pagate, trovano piacere sul fatto che tu gli stai sopra, bevi mentre lo calpesti. Ma se c'è qualcuno che ha voglia di provarlo, noi siamo tutti open mind. Posso dire una cosa in conclusione, che è questa: io trovo che la radio negli ultimi anni sia diventata una radio di grande conservazione, non si fa più niente. Rispetto alla televisione, cioè, una volta la radio sono ribaltati un po' i ruoli negli anni 70, forse anche negli anni 80, in parte anche dopo. La radio era un posto dove si inventavano linguaggi nuovi, dove c'erano cose, anche avvenivano cose rivoluzionarie, mentre la televisione era molto conservatrice, cioè la televisione era un luogo di conservazione in, certo, cui il linguaggio, ricordiamo tutti la Rai che censurava oggi succede esattamente il contrario. Io non so se sia colpa degli editori, eccetera, la paura, eccetera, si punta più sul brand, diciamo, stilisticamente perfetto, comunque senza, però oggi è questa la situazione, cioè, a parte ovviamente programmi che sono in onda da un po' di tempo, cioè è difficile che la radio tiri fuori, questo lo dico anche con rammarico se vuoi, linguaggi nuovi, la radio, parlo dell'FM, linguaggi nuovi, situazioni anche nuove dal punto di vista, come dire, no, autoriale, di format, chiamiamoli così, mentre la televisione no, cioè la televisione osa, la televisione poi magari sbaglia, ma osa, e dunque è un ribaltamento incredibile. Cioè la televisione oggi è il luogo dove avvengono novità, la radio è diventato un posto di grande conservazione, se ci pensate non vi ricordate niente di nuovo negli ultimi 15 anni, cioè niente di nuovo al di là delle cose che già esistono. Che cosa vi ricordate di forte, di innovativo, no, che è successo vari in tentativi, 15 ma anni, molto piccoli. Sono tantissimi, mentre in televisione sono successe tante cose. C'è i talk, nuovi linguaggi, anche se volete cose molto più vicine ai giovani, anche a nuove generazioni che usano questa cosa infernale. Cioè, così, questo
Volevo finire ridendo, invece non ci sono riuscito. L'uomo tappetino, ciao, ciao ragazzi, ciao ciao Giuseppe, grazie, grazie davvero.